Ah, una bella porchetta Rovi da Ruspanti, sempre al centro di Milano. Ho proprio messo la pasta come residenza. Fino a mo ho trovato qualcosa che mi aggrada, qualcosa, ma mo c'è sta sto posto che se ne parla dappertutto, Instagram, TikTok, Facebook, ogni parte, vedi sempre questo. Tanti di voi me l'avete scritto sotto. Ma prova a rovinare, non te ne pentirai. Poi ognuno mi ha detto un posto, quello là, oggi ragazzi a Milano e proviamo qua. Bada come la fuma, vediamo se gli fuma, va. Sta specialità che tutti dite io non la conosco, quindi per me è la prima volta. Quando vai là che c'è una fila infinita, come la postate del lunedì mattina? No, stanno in croce tutti e tre, vedete, no? Ecco, però l'orario sarà quello il motivo, Andiamo, va. Bada come la fuma, non fuma un niente, perché rimane un po' fredda. Regà, questo è il risultato della clamorosa, così tanto parlata, focaccia dell'antico vinaio qui a Milano. Il prezzo di questa cosa, c'è poi una boccetta d'acqua, regà, a mezzo, però il prezzo di questa sono 9 euro. Ah, ma 9 euro una focaccia con comunque diciamo che dentro la ciccia ci sta, è pure parecchia. Volete sapere quello che c'è dentro? Porchetta, crema di patate e scivolla caramellata. Lo sa che c'è? Io vado a fare sta merendina. Regà, siamo pronti all'assaggio. Dalla scivolla caramellata con la porchetta, regà, già ho mangiato qualche tempo per una parte, è una cosa che gli sa proprio da paura, da che si riconosce dal colore. Questa è caramellata, raga, tipo una purea. Basta, io ho detto, mo ci metto il mio. Raga, questa focaccia si squaglia in bocca quasi. La cipolla caramellata io pensavo che fosse tanta, e diciamo che essendo patate e cipolla leggermente copre la porchetta, questo volevo dire, un po' la copre, però è buona. Guarda come si apre, oh. Si apre da sola. No, questa è una marmellata di cipolla, oh. È dolce, è dolcissima. Questo è un posto che ha aperto pure in America, ha fatto un successone enorme, se ne parla da morì, tanto, tantissimo, c'ho le bacheche sempre intasate. Questo è un ottimo spuntino, 9 euro, comunque regà, a porchetta al chilo costa un botto. Dentro c'è sta, a crema di patate magari e cipolla caramellata che è un po' di meno, però te fanno paga pure un bel po' di porchetta, non è che ce n'è poca. E il peso pesa, perché comunque c'è la ciccia. E invece di trovare la classica pizza bianca che magari la spacciano per focaccia, questa è proprio focaccia, perché regà è proprio morbida morbida. Oppure lo sai che vi direi, quasi in pane pizza assomiglia, ma non lo so, ma chi lo sa mo scrivesse qua, perché non lo so. Guardatevi tutto il video, così vi faccio venire un po' di fame, ma soprattutto se ci siete stati prima vostra, ditemi che voto gli dareste, ma soprattutto se mo voi stareste al posto mio, come va facevate fa questa? Vai, voglio vedere tutti gli ingredienti che vi vengono in mente, anche perché questa ci stanno le formule pronte e puoi aggiungere più stracciatella, più burrata, più quello, una fetta di parmigiano, una fetta di copertone della macchina, cioè puoi mettere una fiancata di una 500, poi come ti pare. Ah regà, Facebook, TikTok, YouTube e Instagram, sempre l'assaggiatore. Baci e saluti da Milano.